Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG e da Sorelli di Tech. Benvenuti di nuovo su Harry Potter e la pietra filosofale per PS1. Allora, siamo giunti al terzo piano della scuola e niente, iniziamo un po' a vedere che qui ho già visto i due fratelli. Sei venuto a sperimentare le rare delizie della parte superiore del castello, eh? Rare delizie. Stai attento a Gazza e alla sua gatta Mrs. Poor. Ad ogni modo, ti rivelerò la parola d'ordine per il ritratto in cambio delle gelatine tutti gusti più uno rosse. Peperoncino in polvere, piccanti come il fuoco. Gelatina al peperoncino. Ok, a sto giro sono al peperoncino. Sempre meglio delle caccole, direi. Che gusti strani, queste gelatine. Allora, a tempo di nuovo. E si inizia a raccogliere anche le gelatine, vedo. Allora, via. Oppa. Non è che ti danno tanto tempo, eh? Oddio! Oh. Bene. Non è molto... molto preciso. Vedo che finisce là. Mi rimaneva tantissimo tempo. Strano che me ne abbiano dato così tanto. Benvenuto, Harry. Stiamo per iniziare la lezione di trasfigurazione. Bene. E facciamoci sta lezione. La trasfigurazione è la più complessa e pericolosa delle arti magiche che apprenderete a Hogwarts. Non è vero. Chiunque creerà confusione nella mia aula sarà espulso e non potrà farvi ritorno. Siete stati avvertiti. Guarda come si muove la mia bacchetta magica e premi i tasti corrispondenti ai simboli verso cui è puntata. Completa ogni sequenza 3 volte per imparare l'incantesimo di trasfigurazione, sì. Aviforce. Aviforce. Preparati. Beh? Bravo. Grazie. Eccellente. Grazie. Perfetto. Grazie. Perfetto. Mi ha finito? Bene. Adesso continua così. Ah no, non è finito. Bravo. Grazie. Eccellente. Grazie, ma i punti a Grifondoro? Perfetto. Punti? Finito? Bene, andiamo avanti. No, andiamo avanti, ci si è presa bene. Sempre più difficile. Bravo. Grazie. Eccellente. Grazie. Perfetto. Grazie. Congratulazioni. Adesso proviamo a mettere in pratica l'incantesimo. Harry Potter, seguimi. Sempre Harry Potter, ma gli altri alunni che fanno? Scusa. Benvenuto, Harry. Sono qua. Per prima cosa, usa la tua bacchetta magica per lanciare un incantesimo di trasfigurazione contro quella statua. Ora, premi il tasto al momento giusto, in modo da conferire alla statua una nuova forma. Ok. Vediamo se riesci a trasformare questa pesante statua in qualcosa che ti aiuterà a raggiungere la porta situata in cima alla stanza. Un ascensore la trasforma. Aviforce! Yeah! È diventato un canarino. Congratulazioni, Harry. 5 punti a Grifondoro. Sì, ma 5 sono pochi. Adesso, prova a usare il tavolo volante per uscire dall'aula. Vabbè, io preferivo andarmene in un altro modo dall'aula, ma... sbattendo la porta di cattiveria. 5 punti a Grifondoro sono un po' pochino, eh. Stiamo facendone un po' pochino. Nel frattempo, le clessidre che stavo parlando adesso delle case si stanno lentamente riempiendo. Ma non è che ne abbiamo fatti tanti, eh. Corvo nero. 76. Quanti ne abbiamo fatti noi? 95. Non lo so.
Tasso rosso. 47, tasso rosso, fatto schifo. Serpe verde. Sì, ciao. Ma cosa hanno fatto per meritarsi così tanti punti? Grifondoro. Una merda. 95. Mi sa che... No. Serpe verde è la casa che ha accumulato più punti. Merde! Diventa sempre più accesa. A morte i serpe verde! Una rivolta, tutto ribaltato, gente che si sgozza. Come per bambini. Affanculo, va. Si chiude anche col lucchetto. E vabbè. Avi Force. Pom. Pom. E voilà. Canarino. Oh, là c'è un salvataggio. Vieni qua. Andiamo di qua. Avifars. Che è? Oh. Un pacchetto. Grazie. Però prima del pacchetto vorrei venire di qua. No. Oh, povero Potter. Ho il tuo pacchetto, Potter. Lo rivuoi indietro, vero? Ma che problemi c'hai? Facciamo una bella corsetta nell'attico, allora. Se riuscirai a battermi, potrei anche ridartelo. Oppure no. Staremo a vedere, d'accordo? Adesso andiamo. Ma perché non ti fai due righe di cazzi tuoi? Non lo so io. Vabbè, io stavo venendo qui a fare altro. Ci andiamo dopo a riprenderci il pacchetto. Sappiamo neanche cosa c'è nel pacchetto. Ciao Harry, no. Cerca di sottrarre 10 gelatine tutti i gusti più uno al gattino. Perché ce li ha il gattino? Scadere del tempo. Fai attenzione a quei blocchi instabili. Buona fortuna. E grazie. Ma il gattino è quello che abbiamo salvato. È uguale, ma non credo che sia lo stesso. Ma miagolo anche nello stesso modo. Oh, siamo partiti. Ma quanto salta. Mi ricorda molto Crash. Aiuto. Mi ricorda molto Ripper Room. Quanto che è difficile. È abbastanza, se Harry mi salta male è finita. Congratulazione Harry, hai raccolto tutte e 10 le gelatine tutti i gusti più uno. Accetta questa figurina, streghe e maghi famosi, come ricompensa. Grazie, dammene una bella di figurina. Ho visto chi era una tizia. Allora dai che non abbiamo tempo da perdere. Veloce. Le animazioni. Roderick. Sì, Roderick, no. Dai, veloce. Dici chi cazzo è costui? Roderick Plumpton, 1889-1987. Cercatore della nazionale inglese di Quidditch. Detiene il record per la più rapida cattura del boccino. 3 secondi e mezzo. È impossibile 3 secondi e mezzo. Cioè, fischiato l'inizio della cosa e l'ha preso al volo. Cioè... Wow. Boh, mi sembra strano. Comunque, complimenti. Facciamo i complimenti, iscrivetevi al suo canale. Questa si girerà anche questa qua? No. Direi di no, mi si è appeso quindi. Andiamo dalla porta, va? C'è da salvare. E c'è il quadro. Ah, dovremmo venire qui con la... Per passare di qui dovrai dirmi la parola d'ordine, ragazzo. Plincake viola. Ti lascerò passare. Sei ancora qui? La tua pigrizia non sarà certo premiata, ragazzo. Stai calmo, che faccio in fretta a darti fuoco. Non abbiamo la parola. Incendio. Ti piace come parola? Mentre brucia.
Allora, trasfigurazione, mi sa, perché sennò V-Force. Non andiamo da nessuna parte. Ok. E quindi andiamo alla ricerca del nostro pacchetto rubato. Misterioso pacchetto, perché non sappiamo cosa conteneva né chi ce lo mandava. E a dire il vero, io non so chi sia questo qui che ce l'ha rubato. No. Devi attraversare di corsa le travi del tetto. Ne ho ricoperta qualcuna con del muco di vermicoli apposta per te. Grazie. Se arrivi alla fine prima di me, vinci tu. Si parte, Potter. Ci proviamo. Con questa visuale. Musica incalzante. Oh! Ma è davanti lui, eh? Come faccio a passargli davanti? Cappuzzola! È qui? Oh mamma. Sono davanti! No, sì, no. Siamo pari! C'è una statua! Vabbè, no, Cristo! No, proprio quel momento! Come facevo a passare in un altro momento? Vabbè che la vita l'hai recuperata! Mi ha fatto un salto sbagliato, lo sai che non sono io a saltare, sì. Ma... lui è davanti. Beh, più o meno, siamo lì. Madonna! Beh, dai, hai sprecato poca vita. Sì, però mi sa che lui ormai è irrecuperabile. Madonna, ma quanto è difficile. Madonna! Porca. Questa parte non mi piace, eh? No! Ma lui se ne va. Qui mi sono fregato. Quanto dura sta roba. Ma che ne so, io sto tentando di prendere anche tutte le caramelle, perché se non prendo le caramelle. È lungo, è molto lungo. Sì. Sì, ma se devo perdere tempo a prendere le caramelle, chi lo recupera più, lo stronzo? No. Perché a volte le supera. Ho vinto. Non ci credo, wow. Per un pelo. Potter Vara, non male. Come Vara? Pix non era pronto. Vieni, Pix non vuole il tuo stupido pacchetto. Prendilo pure. Grazie. Potevi anche non prendertelo se non lo volevi, eh. E non sbatterlo, metti che è fragile. Non lo so. Tuo padre mi ha affidato questo mantello che rende invisibili prima di morire. È giunto il momento che torni a te. Fanne buon uso. Abbiamo il mantello. Per attivare il mantello che rende invisibili, raccogli i gettoni dell'invisibilità. Avranno una durata limitata, quindi sii sempre molto prudente. Ma quello sempre. Va bene. Quindi abbiamo il mantello dell'invisibilità, che non poteva mancare, ovviamente, in Harry Potter. Bene. Però, quindi, mi si attiva solo se trovo i gettoni, in altre parole. Dove sbuchiamo? Dove siamo? Quasi a caso. Ho visto che c'era un... Va, andiamo di qua. Questa porta non ci siamo ancora andati. Bene. Il caricamento che sglitcha. Già. Come sempre, non può mancare. Allora, vedo che...
di lunga. Bene, gli studenti non sono ammessi qui dentro, vero? Ah. Ma è fatto nel male lui. Corridoio proibito esistono cose che non dovrebbero essere viste da degli stupidi ragazzini. Piano con le parole. Assolutamente. Silente ha ordinato che nessuno studente abbia accesso a questo corridoio. E non provare a servirti di un passaggio segreto. Mrs. Poor e io li conosciamo tutti. Ora sparisci prima che sia costretto a espellerti per averci fatto perdere tempo. Ma io non sarei uno studente, sarei uno youtuber. Posso passare io? Io ci provo. Gatto. Arrabbiatissimo il gatto. Vedo che là c'è il mantello. Il mantello dell'invisibilità? Sì. Quindi lui si gira, io. Wow! E non ci sono arrivato. No, ma infatti. Cioè... Vabbè, ma l'ho preso. Non mi ha visto. Siamo invisibili. Visibili, visibili. Opla, chiave. E se ce ne andiamo. Alla facciaccia sua. Che succede? Sì, lo stiamo seguendo. No, veramente lui se n'è andato da un'altra parte. Ah, è andato lì. Ma io devo. C'è la porta. Vado dalla porta. Lui conosce i passaggi segreti. Ha detto. Oh, altro mantello. Mantello, mantello. Piano. Oh. Sì, signor Gazza. Di cosa si tratta? Professor Piton ha detto di avvisarla se avessi udito qualcuno aggirarsi nel corridoio proibito. Beh, Mrs. Poor e io sospettiamo che uno degli studenti stia provando a eludere la nostra sorveglianza. No. Capisco. Molto interessante, signor Gazza. E ho un'idea di chi potrebbe essere. Luca Dieci. Ma sappiamo come comportarci con gli intrusi. Le do il permesso di ricorrere alle maniere forti, se necessario. Con gli strike. C'è qualcosa di molto speciale nel corridoio proibito. Qualcosa su cui ho messo gli occhi da lungo tempo. Non possiamo permettere a nessuno di interferire con i miei piani. Non è così, signor Gazza? Assolutamente no, professor Piton. Mrs. Poor e io saremo estremamente vigili per bloccare eventuali intrusi. Ci siamo capiti, signor Gazza. Ci siamo capiti. Ho in mente un trattamento speciale per chiunque cerchi di ostacolarmi. Pensa. Vabbè, ma noi non dobbiamo preoccuparci, ma siamo no. invisibili. Ma certo. Oh. Ah. E quindi il signor Gazza sarà vigile e io sarò carabiniere. Sonia, cosa ne pensi? No, per favore. Allora, perché vogliamo... Finita la cacchio di effetti. Sì. Ah, ma ce n'è un altro lì. Sì, 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 sì. Ma ci dovrebbe essere la gatta. E infatti... Un attimo, perché non mi posso far vedere dalla gatta. Ma c'è la chiave. Oppa. Chiave. Oppa. Eh sì, ma si fa i versi. Chi se ne frega? Non è un gioco. Che palle! Ogni 5 secondi un filmato di questo qua che entra. Cosa volete che me ne freghi di dove va lui? Altro mantello. Opla! La gatta è sotto, ho visto. Oh. Ah, dov'è? Quella lì. Noi ci serve la chiave. Perfetto. Che soffiate, che t'avrò mai fatto? Aspettiamo che ricompaia il mantelluzzo là. Perché non si è arrampicato? Non lo so. L'importante è che non ho fatto game over. Allora l'altro. Poi gli salto in faccia.
do un calcio sul mezzo. Pensa ad andartene, guarda. Ma se io gli lancio un flipendo, che succede? Che ti fai scoprire? Cosa vuoi che succeda? Ah. Tutta parte stealth. Sì. Stealth. Stai zitto. Il mio gatto è indemoniato. Adesso ci rivedremo di nuovo lui che attraverso. No. Per quanto ancora. Dove la stiamo andando? Non lo so. Che è? Cos'è questo rumore? Oh. Andiamo avanti nella trama allora. Riflessi nello specchio delle brame c'erano i genitori di Harry, James e Lily Potter. Li osservò sempre più da vicino, come se sperasse di cadere dentro lo specchio e di raggiungerli. Improvvisamente trasalì, quando sentì il suono di una voce dietro di sé. Harry si girò lentamente. E così tu, come centinaia prima di te, hai scoperto le dolcezze dello specchio delle brame, disse il professor Silente. Continuò, spiegando che lo specchio ci mostra quello che desideriamo più profondamente e più irresistibilmente in cuor nostro. Tuttavia, non ci dà né la conoscenza né la verità. Presto lo specchio verrà portato in una nuova dimora, proseguì Silente, aggiungendo con tono sinistro che se vi si fosse imbattuto di nuovo, sarebbe stato preparato. Preparato per cosa? Pensò Harry fra sé e sé. Bene, direi che potremmo anche, se non c'è altro che capita di urgente, finirla. Ah, ma c'è Harry, questo. C'è un terribile mostro infuriato. Ha intrappolato Hermione nel bagno delle ragazze. Ha bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo trovare un modo per portarla in salvo. Mi sa. Andiamo, Harry, non abbiamo tempo da perdere. Io avrei voluto in realtà perderlo il tempo, ma se è così urgente lo dobbiamo fare un attimo. Mannaggia, Hermione che si va a mettere sempre nei cattivi, eh. Al bagno delle ragazze. Si corre a salvare Hermione. Fa un po' ridere. Harry, tu distrai il mostro. Intanto io cercherò Hermione. E come lo distrago? Gli racconto una barzelletta, cioè. Ah, alla Crash Bandicoot. Vieni, vieni. No! Non è molto pilotabile. Lo sospettavo. Io devo perdermi le gelatine. Cacare. Di questo troll mi ricorda tanto il cuoco che ti rincorreva in Crash Bandicoot Twin Sanity. Ah. Per chi lo conosce, tu non lo conosci. Beh no, me lo devo ancora giocare quello. Però nei Crash Bandicoot c'è sempre stata una partita così. Sì, sì. Però in particolar modo la sua camminata mi ricorda il cuoco tricheco. Cazzo ce ne sono di ste. Madonna! Per poco. Abbiamo fine? Finito. La merda. No. Don.
iniziano a far male gli occhi. Madonna, se mi becca con sta mazza. Fatto? Sai sì. Ah, ma quindi il bagno dobbiamo ancora arrivarci. Ma ha detto che stava facendo casino nel bagno. Noi non l'abbiamo trovato nel bagno. Vabbè, Hermione. Stai bene, Hermione. Ma perché non ti sei chiusa nel bagno? Vabbè. Harry, cercherò di incantare la clava del mostro in modo che lo colpisca in testa. Ah, ok, bravo. Utilizza il tuo incantesimo respingente per impedire che quei bagni ci colpiscano. Va bene, sarà facilissimo. Non ci vedo con la bacchetta. Ok, abbiamo iniziato bene. Flippendo. Mio. Dagli sta clavata. Wow, hai visto? Grazie. Aspettavo ragazzi. Più punti. Abbiamo buttato giù una roba mica tanto facile per dei bambini. Però vogliono far vincere Serpeverde. È truccato, qui è truccato. Buon ragazzi, se mi permettete. Non te lo permetto. Cos'è? Harry, sta per iniziare la seconda partita di Quidditch dell'anno. Grifondoro affronterà i temibili avversari di Corvo Nero. Mi rendo conto che questa notizia arriva senza preavviso, ma sei il miglior cercatore che abbiamo avuto da diversi anni. Mi lasciate staccare. Tutti noi ti stiamo aspettando al campo di Quidditch. Vieni qui il prima possibile. Ci vengo dopo, mi lasciate staccare. No, fa in automatico, fa tutto cazzo in automatico. Aiuto, fa tutto lui. Ti stai preparando per la partita di Quidditch? Sarà una gara entusiasmante. Corvo Nero è una bella squadra. Stai zitto. Hagrid, cosa sai a proposito del terzo piano? Stai parlando di Fuffi? Fuffi? Sì, l'ho comprato da un tizio, un greco che ho incontrato al pub l'anno scorso. L'ho prestato a Silente per fare la guardia. Far la guardia a cosa? Non chiedermi altro. È una cosa segretissima. Ah. Scordatevi del cane. Dimenticate a cosa fa la guardia. È tutta una faccenda fra Silente e Nicholas Flamel. Chi è Nicholas Flamel? Lascia perdere. Me ne vado. Di ancora qualcosa, Hagrid? La partita di Quidditch sta per iniziare. No. Sta tutto da solo. Cioè, ma... No, non mi permettono più di staccare la puntata. No, figurati. Dobbiamo finire il gioco oggi, eh. Benvenuti alla partita di Quidditch. Qui è il vostro commentatore Lee Jordan. Il campo di Quidditch ha tre porte per parte. I cacciatori lanciano la puffa e cercano di farla entrare in uno degli anelli per segnare un gol. Stai attento ai modi. Sono delle palle incantate in grado di disarcionarti dal tuo manico di scudo. Le palle incantate. I due battitori di ogni squadra cercano di respingere. Anche oggi Grifondoro schiera Harry Potter nel ruolo di cercatore. Nell'ultima partita contro il Tasso Rosso è riuscito a prendere il boccino e a vincere la partita. Ricordati che quando compare il boccino lascia dietro lo i so! Della che aiuteranno il cercatore a volare più rapidamente. Meno male, mi stava venendo voglia di staccare a te. Perché? Cosa è cambiato? Adesso inizierà a raccontarci, ma lo sapete che l'anno scorso questo qui... Oh. Perché così? Un luccichio dorato! Dove? È il boccino? Sì! Potter ha visto il boccino! Potter va! Potter! Sì! Non lo so perché voleva perdere tempo! Concentration! Mi scappano le dita! E il troppo liscio! Il controller! Affanculo i bolidi! Un bolide è arrivato a tutta velocità!
ci è mancato poco! Harry Potter si avvicina al vaccino! No, no, cosa arriva? C'è uno che mi rompe, basta! Va che va a cadere! Violenza! Mamma mia, ti sparo una scopata in testa! No! No, mancato! Mancato! No, l'ho preso! Mancato! Sei tanto bravo a non prenderle! Hai visto che bravo? Arrivare un Polydent! Sono i polidi che rompono le dentiere, i Polydent. Evita un bolide arrivato a tutta velocità! Morca! No! Ma dove va? Ma dove cazzo va fuori dal campo? Ma... No! Rimane indietro! No! No! No, questa c'è! No! 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 No, 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 incidente, Mayday, stiamo precipitando. Ce l'ha fatta? Potter non si dà per vinto. Una presa eccezionale. Hai tolto tutta la suspense. Ma vaffanculo la suspense, lasciatemi staccare sta puntata. No, non so quanto è lunga, però a me sembra lunga. Guarda Piton come è contento. Alza il boccino. Sì, bravo. Ma gli scappa. Posso spegnere? Salutare oggi. Vediamo se sono finiti. Eh no, adesso lo fermano. Ho gli cattive amici. Notizie da darti, Harry. Norberto non si sente bene. Dobbiamo preparare un ricostituente per Draghi per farlo guarire. Per il ricostituente servono degli ingredienti molto rari che non si trovano nel castello. Quindi noi due dovremo recarci a Diagonale. Bacci tu! Ma non finisce no, più! Basta, ti prego, Hagrid! Non ce la si fa! Sto finendo, adesso mi fa finire il gioco, non... Siamo a Diagonale. Valley. O Alley. Alley o Valley? Diagonale. Alley. Tanti molto bene, bello, sì. Però adesso vorremmo salutare tutti quanti. Sì. Ci servono 3 piume di pavone, una piuma di gufo reale e 4 palle grosse così ci servono. Senza soldi non possiamo comprare nulla. Vai alla senza soldi. Procurati un po' di zellini, di falci e di galeoni. Unci si occuperà di te. Ma perché io devo andarti a prendere i soldi? Sei tu l'adulto. Quando avrai finito, raggiungimi lì. Vai a cagare. Ciao. Allora, spero che questa puntata vi sia piaciuta, come sempre lasciate un commento, iscrivetevi, bla 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 bla, un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG, da Harry, da Hagrid, da Cauldrons, ci vediamo alla prossima, ciao!